Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6 in cui si sono giocati i recuperi in Serie D3 che riguardavano le squadre di casa nostra. In più, da pochi minuti davvero, siamo nell'immediato post gara, è terminata la gara del Libero Liberati di Terni, dove la capolista Ternana attendeva il Teramo secondo in classifica. È andata male per il Teramo, sconfitta netta 3-0 per gli uomini di Paci, subito sotto con il gol di Partipilo, poi nella ripresa il rigore di Falletti e la rete del neo entrato Torromino hanno legittimato un successo, anche se il Teramo in alcuni frangenti di gara ha mostrato anche buone cose, ma non è bastato per avere la meglio della capolista, che dunque si conferma sempre più su in classifica. In Serie D, vittoria roboante del Notaresco, 5-0 contro l'Aprilia, pareggio per la Vastese, invece cade nettamente il Giulianova in casa contro il Cinzia Alba Longa, nonostante i laziali fossero rimasti in 9 uomini. Ne parleremo questa sera fino alle 21, una puntata che assomiglia un po' di più a quelle di tipo tradizionale a cui vi abbiamo abituato, con i nostri ospiti nel corso della trasmissione, con voi qualora lo vogliate al 392-623-7060. Una buona serata in redazione, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Non ti sentiamo, comunque ti salutiamo ugualmente e sappiamo che tu ci hai salutato, va bene. Salutiamo in collegamento Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Allora, cominciamo con i risultati, perché dalla C partiremo, ovviamente, facendo vedere le immagini, ma poi vi mostreremo anche la conferenza stampa in diretta di Massimo Paci appena l'avremo a disposizione. Vediamo i risultati in Serie C, Girone C, ovviamente quello che ci interessa più da vicino. Rinviata a Potenza Avellino, riposa il Palermo, e dunque una giornata che si completa proprio con la sfida del Liberati di Terni. Juve Stabia Viterbese, l'anticipo 2-0 giocato ieri. Catania Turris 0-0. Foggia Virtus Francavilla 1-1. Nel pomeriggio anche la vittoria del Bari contro la Casertana, dunque Bari che aggancia il Teramo al secondo posto in classifica. Catanzaro Cavese 2-1, Monopoli Vibonese 2-0, Paganese Bisceglie 1-1, Ternana Teramo 3-0. Vediamo la classifica. Ricordandovi che dopo questo clamoroso tour de force, il Teramo che doveva recuperare anche l'impegno con il Foggia che ha vinto mercoledì, adesso si va incontro ad una settimana tipo. Teramo che sarà impegnato domenica prossima sul campo della Virtus Francavilla, dove peraltro la stagione scorsa trovò il primo successo esterno in campionato. 30 punti per la Ternana, come detto il Bari con il successo di Caserta raggiunge il Teramo a quota 23 punti, Catanzaro 19, Turris e Juve Stabia 17, Avellino 15, Foggia 14, Catania 13, ma con 2 punti di penalizzazione, 12 punti per Vibonese, Monopoli e Palermo, 11 per la Paganese, 10 per la Virtus Francavilla, 9 per il Potenza, 8 per il Bisceglie, 7 per la Viterbese, 6 per la Casertana, chiude la Cavese con 5 punti. Andiamo a vedere anche i risultati dei recuperi di Serie D, Girone F. Allora, c'era un recupero della quinta giornata ed è quello tra Giulianova e Cinzia Alba Longa, e lo vedete, è finita 0-2 per la formazione laziale. E gli altri recuperi il 29 di novembre sono gli altri due match, va bene. Ritorniamo alla schermata di prima, da recuperare il 29 novembre, Aprilia Vastese, Rieti Atletico Porto Sant'Elpidio. E poi c'erano due recuperi della sesta che ci riguardavano, ovvero il Notaresco che ha distrutto l'Aprilia 5-0 e il pareggio tra Vastese e Agnonese. Vediamo la classifica dopo questi recuperi, con il Notaresco che sale, seppur in maniera virtuale in questo momento, a quota 14 punti,
il Campobasso a 13, il Castelnuovo a 12, la Recanatese a 11 punti, 10 per Cinzia Albalonga e Tolentino, 9 per il Vasto Girardi, 8 per Castelfidardo, Pineto e Fiuggi, 7 per Vastese e Montegiorgio, Vastese con un punto di penalizzazione, 4 per il Matese, 2 punti per un quartetto, Rieti, Atletico Porto Sant'Elpidio, Aprilia e Olimpia Agnonese. Chiude la classifica il Giulianova con un solo punto. Chiaramente questa classifica, lo ripetiamo sempre, come avete visto, deve ancora vedere tanti recuperi di gare di campionato che si disputeranno fino, ce lo auguriamo, fino alla settimana prima del 6, perché poi dal 29 novembre che era stata definita come data per ripartire, poi si è, diciamo, slittati di una settimana per forza di cose, perché poi tempo purtroppo non ce n'era. Intanto cominciano ad arrivare i messaggi, ovviamente c'è tanto scontento a Giulianova, ma ne parleremo, perché peraltro anche Del Grosso ha detto che, insomma, bisognerà parlare tra la società e i giocatori per vedere, per capire i perché di questa involuzione del Giulianova. Allora cominciamo con la gara del Liberati. Chiedo ad Aia un giudizio subito sotto 1-0, peraltro Aia stiamo per andare a vedere gli highlights del primo tempo, poi arriveranno anche gli highlights del secondo, ma è una gara che, pronti via, ha subito visto il Teramo dover rincorrere, cosa che normalmente invece non fa, anzi tutto il contrario. Sì, esatto, di solito capita al contrario, cioè che il Teramo che parte aggressivo, invece quest'oggi è stata la Ternana a sfruttare un po' la caratteristica del Teramo, quando invece la Ternana inizia sempre un po' più compassata i match. Il Teramo si è fatto un po' sfuggire Partipillo e soprattutto Falletti prima, che ha servito al suo compagno di squadra l'assist che poi con il mancino appunto Partipillo ha infilato alle spalle di Lewandowski. È stata, vedi, qui c'è appunto troppa libertà di Partipillo di servire, e poi spara un mancino che è anche tipico del giocatore della Ternana, rinfila anche Lewandowski nell'angolino basso. Questo è il vantaggio della Ternana, che a inizio gara, insomma nel primo quarto d'ora, dà anche l'impressione di poter andare oltre l'1-0 il vantaggio. In questo caso ci mette più di una pezza Lewandowski a chiudere Falletti di piede, molto bravo qui l'estremo difensore del Teramo, Falletti forse un po' troppo lezioso nel controllare il pallone. Poi il Teramo in qualche modo riesce un po' a riorganizzarsi, a ritrovare un po' una quadratura in campo, a provare anche, soprattutto per vie centrali, che è un po' la caratteristica che soffre la Ternana, che ha sofferto la Ternana fino a questo momento in campionato. Questa è l'occasione migliore che capita al Teramo nel corso del primo tempo, cross di Tentardini al 31esimo, colpo di testa fuori di Bonino, davvero di un niente, Bonino lasciato solo in area, che molto probabilmente forse avrebbe anche potuto fare un pochino meglio in questa occasione. Bonino che era stato preferito a Pinzauti, e qui viene anche imitato da Vantaggiato poco dopo, che raccoglie di testa un cross. L'ultima emozione del primo tempo, di fatti. Esatto, Bonino che insomma era stato preferito a Pinzauti e Mungo che era stato preferito a Bombaggi, un po' le sorprese di quest'oggi. Questo è l'episodio iniziale al quinto della ripresa, su un cross di Palumbo. Soprano ha il braccio destro largo, secondo il direttore di gara e anche secondo le immagini, insomma mi sembra abbastanza evidente. Falletti va a battere il calcio di rigore e raggiunge a quota 7 reti stagionali Partipillo, che anche lui da prima aveva segnato il settimo gol stagionale, quindi Falletti che trasforma il calcio di rigore che porta la Ternana sul 2-0. Il Teramo in qualche modo rimane in campo, Paci si gioca la carta Bombaggi, ma non al posto di Mu, bensì al posto
posto di Costa Ferreira, e qui Bombaggio in qualche modo tocca il pallone per Mungo, che si vede respingere di piede da Iannarilli il tentativo, ed è un po' l'episodio che chiude di fatto la gara del Teramo al quarto d'ora, perché dopo questo tentativo c'è sì questo colpo di testa tentato da Mungo, ma nella sostanza ci sarà ben poco da parte del Teramo da qui in avanti. C'è invece molta Ternana che con questa doppia occasione sfiora anche il tris. Falletti nello specifico però spara molto alta la respinta di Lewandowski, anche quest'oggi comunque Falletti si è confermato un giocatore di categoria superiore, e in questo caso partipilo di un niente non arriva sul secondo palo a correggere un cross di Torromino dalla sinistra, anche con uno scontro con Lewandowski, poi tutti e due si rialzeranno senza nessun problema. La Ternana comunque continua a spingere, Damian ci prova dalla distanza, e poi è bravo Torromino a raccogliere la respinta di Lewandowski e firmare quello che sarà il definitivo 3-0 per la Ternana. Per un'ora in qualche modo il Teramo è rimasto secondo me in partita, quell'occasione avuta da Mungo ha spento di fatto le possibilità del Teramo, perché se fosse entrato quel tiro si sarebbe di fatto riaperta la contesa e magari sarebbe anche potuta vedere una gara diversa. Però quando la Ternana accelerava come produzione offensiva è sembrata ancora di livello superiore rispetto al Teramo, che invece come produzione offensiva comunque in generale oggi non ha fatto moltissimo. La Ternana di un altro pianeta, ci scrivono, hanno due squadre, una titolare e una in panchina. Poi scritto Jacopo ringrazia il maestro per oggi. Ah, saluti anche Cao, ho capito di quale maestro si tratta, e non era in panchina Giampaolo del Torino. Andrea non ridere, che ho passato un pomeriggio quasi da infartuato. Torniamo a Ternana Teramo, a questioni molto più prosaicamente nostre, però ci hanno scritto il messaggio precedente, Ternana di un altro pianeta, sei d'accordo? Sì, lo avevamo detto la scorsa settimana dopo la partita di Bari, e avevamo detto e mi aspettavo che il Teramo facesse una partita appiccicosa, no? Come si suol dire. Avevo usato proprio questo termine e mi aspettavo che Paci la preparasse in questo modo. Andrea, io non ti sento, proprio zero, non okay. So se voi lo sentite, però insomma io non ti sento. Tu lo sai, voi lo sentite? Prova un po'. Il microfono è acceso. Ah, ecco, adesso ti serve. Ok. No, dicevo, avevamo detto la scorsa settimana intanto che era una squadra di categoria superiore, decisamente, dopo la partita di Bari, e avevamo detto che il Teramo avrebbe preparato, e l'abbiamo ribadito anche mercoledì, una partita appiccicosa. Purtroppo non è stato così, perché il Teramo ha fallito in quello che è il suo forte, cioè l'approccio alla partita. È stato un approccio timido, un approccio pauroso, un approccio di chi già aveva la sensazione in campo di essere inferiore per il solo fatto di essere in campo. E questo si è tradotto in un quarto d'ora nel quale la Ternana ha sciorinato calcio a piacimento, esaltando le qualità tecniche di Falletti e Partipilo, gioco corale, fraseggi tra le linee, e il Teramo francamente ha capito ben poco. Poi la Ternana ha abbassato i ritmi, si è deconcentrata, ha perso due o tre palloni in uscita, il Teramo ha preso coraggio ed è arrivata pian piano la squadra di Paci a creare quella palla gol con Bonino, e sembrava il Teramo essersi messo in partita. In realtà poi la Ternana ha ripreso in mano la situazione e nel secondo tempo ha chiuso il match. Ha ragione Agna quando dice che dopo quell'occasione di Mungo, successiva al 2-0, la partita è finita, si è andati sul 3-0, ma la Ternana ha dominato il match, e avevamo una risposta attenta
attendevamo una risposta, capire se il Teramo era all'altezza addirittura di poter fare uno step superiore, cioè di poter competere addirittura per il primato. Ora, è chiaro che il campionato è ancora lungo e tutto può succedere, la Ternana deve continuare a portare il suo passo, il Teramo può riprendere il suo già dalla prossima partita con la Virtus Francavilla, ma la Ternana, abbiamo capito questa sera e già ne avevamo avuto il sentore domenica scorsa, è di un altro pianeta, rispetto al Teramo è di un altro pianeta, forse non rispetto al Bari, ma il Bari deve migliorare la qualità del suo gioco, deve essere più squadra, perché come rosa è a livello della Ternana, prima l'amico da casa scriveva possono fare tre squadre, più o meno ci siamo, più o meno è vero, il Bari anche, ma il Bari non è a livello in questo momento della Ternana, può arrivarci, non so il Teramo quanti margini ha di miglioramento, sicuramente ne ha, ma non tali da poter forse arrivare al livello che possono raggiungere al loro massimo Bari e Ternana. Il Teramo ha bisogno di migliorare nella fase offensiva, ha bisogno di allungare la sua rosa, insomma ha bisogno di tante cose per poter essere a questo livello. Chiudo dicendo che il Teramo per la prima volta ha preso 3 gol questa sera in una sola partita, 4 ne aveva presi nelle partite precedenti, e con il 3-0 di questa sera la Ternana diventa la miglior difesa del campionato e penso anche di tutta la Serie C. Assolutamente sì, Andrea, visto che siamo ancora in attesa siamo in attesa sempre dei link per entrare nelle stanze delle conferenze stampa, siamo ancora in attesa del link da parte della Teramo Calcio per ascoltare Paci, ma non solo, facciamo una trasmissione abbastanza itinerante, ti chiedo velocemente, poi passiamo alla Serie D per tornare alla Serie C quando si siederanno i protagonisti nella sala stampa dei Liberati. Ti chiedo il migliore e il peggiore del Teramo. Allora, mi hai tolto le parole di bocca perché volevo completare l'analisi. Il grande rammarico del Teramo, più che il fatto di aver giocato in recupero, quindi non avere tutte le energie, non lo so, questo lascia il tempo che trova. A Catanzaro il Teramo ha perso meritatamente con un punteggio troppo risicato per il Catanzaro e aveva riposato, il Catanzaro aveva giocato, quindi questi discorsi lasciano il tempo che trovano. Semmai il rammarico qual è? Che Costa Ferreira non è stato il vero Costa Ferreira e dopo il Covid e l'acciacco che ha avuto non è tornato il giocatore d'inizio stagione, e poi sostanzialmente il Teramo è senza il vero Bombaggi, che non è ancora tornato dopo l'infortunio, il giocatore devastante delle prime 3 partite. Quindi questo è il grosso rammarico, che 2 giocatori pilastri tecnicamente di questa squadra non sono al loro livello. Ecco, sarebbe stato meglio e più bello per tutti vedere un Teramo con un Costa Ferreira al 100% della condizione e del rendimento e con un Bombaggi al 100%. Resta la superiorità della Ternana. E detto questo, è difficile. Io ho visto molto in difficoltà i difensori del Teramo, ma anche Santoro lì in mezzo al campo in una partita dove c'era da dare una interpretazione particolare con la tecnica che hanno i centrocampisti della Ternana, anche Santoro l'ho visto un po' annaspare. Non riesco a darti la palma del peggiore in campo, forse mi affido al ragionamento che ho fatto in precedenza e quindi ti dico Costa Ferreira. Per quanto riguarda invece il migliore in campo, non so, premierei forse Tentardini, che nonostante le difficoltà ha provato a essere continuo fino alla aveva fine. Anche uno dei clienti più scomodi. Aveva uno dei clienti più scomodi, lo ha perso in quel taglio centrale, però tutto sommato diciamo che nel resto della partita non l'ha subito così tanto, lo ha perso certo in parte in quella azione dove però Partipilo si è accentrato. Bunino poi poteva e doveva fare di più, abbiamo capito la scelta di Paci che voleva attaccare la profondità con dei rilanci anche dalla tre quarti di campo per attaccare i difensori della Ternana alle spalle, e qualche volta ci è uscito pure Bunino, però poi è stato poco concreto, bisogna essere più cattivi in certe circostanze e Bunino non lo è stato, bene i tagli in profondità, male nella finalizzazione. Perfetto, perfetto, chiarissimo, chiarissimo. Mettiamo per un attimo in stand-by l'argomento Ternana-Teramo, perché come detto poi vi faremo ascoltare appena ovviamente saranno pronti a Terni nelle conferenze stampa, torneremo sulla gara del Liberati. Diamo la buona serata a Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buonasera Jacopo. Ben ritrovata a distanza di qualche settimana. Tu oggi eri a Giulianova. E allora? Sì.
visto che cronologicamente era la quinta giornata, quindi il recupero antecedente più diciamo lontano dalla data di oggi. Il primo, dai. Mi sono andato a complicare la vita da solo. Vediamo il tuo servizio. Giulianova, Cinzia Albalonga, 0-2. Ancora una sconfitta per il Giulianova nel recupero della quinta giornata contro il Cinzia Albalonga. La squadra di casa approccia bene la contesa per poi andare sotto di 2 reti in 3 minuti di blackout e non riuscire nella ripresa a sfruttare la doppia superiorità numerica. Del Grosso conferma per 10 undicesimi la squadra che aveva pareggiato contro il Tolentino, con l'unica eccezione di Fossati per l'infortunato Cipriani a centrocampo. Formazione tipo anche per Venturi con la difesa a 3 ed Oggiano che rientra in coppia con Barbarossa alle spalle della prima punta Cardella. Buono l'approccio dei padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 12° con Pedalino che fallisce un rigore in movimento spedendo incredibilmente fuori. Ancora Giulianova pericoloso al 16° quando Di Lollo su punizione spedisce di pochissimo sopra la traversa. Non concretizzano i padroni di casa che dopo un buon avvio subiscono la rete del vantaggio ospite al 29°. A fondo di pace, cross dalla sinistra e fallo di mano di Danna. Il direttore di gara Boiani decreta il calcio di rigore. Cardella dagli 11 metri insacca all'angolino dove Amadio non può arrivare per l'1-0 ospite. Blackout del Giulianova che accusa il colpo e dopo 2 minuti incassa anche il 2-0. Azione manovrata degli ospiti, il cross tagliato dalla sinistra per Barbarossa che anticipa tutti di testa, Amadio compreso, e fa 2-0 per i laziali. Doccia gelata per i giallorossi che si ritrovano sotto di 2 reti e costretti a recuperare. In avvio di ripresa Del Grosso prova a dare maggiore incisività in avanti inserendo l'esterno offensivo campano Paudice per D'Antonio, ma è il Cinzia Albalonga a sfiorare il tris in 2 occasioni, saggiando i riflessi di Amadio che prima si oppone alla diagonale di Cardella spedendo in corner per poi alzare sopra la traversa su Di Cairano. Al 12° l'episodio che potrebbe cambiare l'equilibrio del match, a gioco fermo per un fallo su Campagnacci, Rosania commette un'ingenuità rifilando uno spintone a Danna, l'arbitro vede ed estrae il rosso diretto nei confronti del difensore laziale che lascia i suoi in 10 uomini e il Giulianova ne potrebbe subito approfittare al quarto d'ora, ma la girata dal limite di Campagnacci si stampa sulla traversa, è l'emblema di una giornata storta per i giallorossi che nonostante si trovino a giocare in 11 contro 9 al 25° per l'espulsione per doppia munizione di Cairano, non riescono a sfruttare la doppia superiorità numerica, mancando di efficacia negli ultimi metri. L'Albalonga si chiude nella propria metà campo a difesa del risultato e non concede di fatto più nulla. In pieno recupero al 49° l'incursione di Paudice dalla sinistra, l'appoggio per Pedalino e l'opposizione con il corpo della difesa a dire no anche al gol della bandiera. Troppo poco per un Giulianova incapace di reagire allo svantaggio che rimedia la 4ª sconfitta in 5 partite, rimanendo ora fanalino di coda del girone, seppur con un'altra gara da recuperare contro il Porto Sant'Elpidio, ma dovrà essere tutta un'altra musica. Purtroppo è un momentaccio, dobbiamo capire cosa c'è che non va. Cercheremo di fare quadrato, un attimino guardarci in faccia e cercare di superare questo momento, tutto qua. Peccato perché il Giulianova aveva approcciato bene la partita, aveva avuto anche un paio di occasioni importanti ad inizio gara, poi ci sono stati 3 minuti di blackout totale. Sì, ma purtroppo sono diverse partite che parliamo sempre della stessa cosa e sì, sinceramente sono anche un po' stufo perché parliamo sempre di un Giulianova che dovrebbe meritare di più, ma che invece purtroppo ogni volta ricade sempre nello stesso errore. Siccome è una cosa che capita spesso, dobbiamo un attimino guardarci in faccia un po' tutti quanti. Io, come ho sempre fatto nel calcio e nella vita, ci metto la mia faccia, mi prendo tutte le mie responsabilità, però è necessario che
L'allenatore non va in campo, quindi è necessario che tutti quanti si prendessero le proprie responsabilità. Che cosa è mancato soprattutto nel secondo tempo in cui il Giulianova non è riuscito a costruire insomma, quello che avrebbe dovuto, una girata di Campagnacci contro la traversa al quindicesimo? È troppo poco per una squadra che gioca con due giocatori in più. Amadio, quante parate ha fatto? Vere, rispondetemi. Due. Quindi questo fa sì che il calcio è fatto di episodi. Noi abbiamo preso un gol su calcio di rigore, abbiamo preso un altro gol su che lo devo rivedere, su un cross molto bello, l'inserimento di un attaccante, un intervento di Amadio su un altro sul secondo tempo che ha salvato il terzo gol. A me non mi sembra che Amadio abbia sofferto più di tanto. Noi abbiamo, se Pedalino avesse fatto quel gol, magari stavamo parlando di una partita diversa. Però siccome non queste cose le tengo per me, perché io faccio l'allenatore e faccio diverse riflessioni che chiaramente non dico in TV, però il calcio è fatto di episodi, probabilmente a noi gli episodi non ci vanno a favore. Il problema è che gli episodi, io penso che gli episodi uno se li deve anche andare a cercare, probabilmente manchiamo in questo, perché è una costante che ci capita. Guardiamo Vasto, guardiamo Tolentino, guardiamo oggi, ed è così, quindi andiamo avanti. Ripeto, la società fa le sue valutazioni, io sono sereno perché io so il lavoro che faccio con la squadra. E allora, queste le parole di Del Grosso. Noi siamo in collegamento con la sala stampa di Terni, che per il momento vedo ancora vuota, ma tra un po' arriveranno i protagonisti. Ovviamente nel momento in cui si siederanno, noi andremo proprio lì per sentire le voci del post gara. Ma e quindi teniamo per il momento Ania in collegamento, anche lei sulla nostra stanza, stanze aperte un po' ovunque. Roberta, che succede a Giulianova? Le parole di Del Grosso fotografano la situazione forse molto più dell'andamento della gara. Ha detto l'allenatore non va in campo, io mi prendo le responsabilità, ma le responsabilità se le devono prendere, evidentemente non l'ha detto, anche i giocatori. Nei prossimi giorni, presumibilmente penso già da martedì, ci sarà un confronto con giocatori, allenatore, a cui parteciperà, da quello che mi ha detto a microfoni spenti, anche il presidente Bartolini, perché comunque, come diceva il tecnico, c'è bisogno di fare quadrato, c'è bisogno che tutti si prendano le proprie responsabilità. Effettivamente quello che diceva Del Grosso è vero, perché è stato un Giulianova che si è disgregato, cioè che ha giocato bene fino allo 0-0, però nel momento in cui poi ha preso quel gol, prima il calcio di rigore e poi con la seconda rete, si è praticamente disgregato e non è stato poi più in grado di riuscire a reagire a quei tre minuti di blackout. E questo non va bene per una squadra che si deve comunque salvare, che si deve togliersi, insomma, da quella posizione che oggi tra l'altro vede il Giulianova ultimo in classifica dopo questa sconfitta, seppur con una partita ancora da recuperare, e ci si aspetta sicuramente qualcosina di più, perché ha costruito poco, tra l'altro considerando anche che giocava con due giocatori in più poi dal 25esimo del secondo tempo. Soltanto una girata di un giocatore, insomma, su al quarto d'ora di Campagnacci, contro la traversa, è indubbiamente troppo poco in una gara del genere. Quindi sicuramente ci sono delle situazioni che comunque vanno chiarite, ma più che altro perché sì, è vero che il Giulianova era fermo da diverso tempo, è vero che la squadra non si era allenata per 10 giorni, però insomma, ci voleva anche qualcosina di più. Sicuramente, certo, avrà risentito sia
di quello che si è dovuto modificare, rimodulare nel corso degli allenamenti da un punto di vista tecnico. Probabilmente il Cinzia Albalonga. Scusami Roberta, ti devo interrompere, sì, perché si sta sedendo Massimo Paci in conferenza stampa a Terni, e allora lo andiamo ad ascoltare. Allora, vedere un attimo di partita. Allora, purtroppo diceva entra dopo. Ok, possiamo rientrare per il momento. Sono ancora le fasi preparatorie della conferenza stampa, però insomma Paci è pronto. Tra poco vediamo anche gli episodi da Moviola. Ce ne sono stati tre. Il fallo che porta al calcio di rigore dell'1-0, lo vediamo. Vediamo la prima moviola, Maurizio, prima che Paci inizi a parlare. È un fallo di mano, sì, abbastanza Danna. Netto di Danna. Vediamo? Se non mi sbaglio c'era un'incursione di Pace. Primo episodio da Moviola del Giulianova. Del Cinzia Albalonga. Aspetta, ecco perché mi hanno fermato, perché sta parlando Pace. Ah, ascoltiamo. Il processo di crescita, perché rispetto magari a Catanzaro siamo stati più in partita. Poi è inevitabile che se vieni e ti giochi la partita e concedi qualche metro in più, una squadra così forte subisci. E quindi è stata questa la partita. Potevamo secondo me in qualche occasione riaprirla, ma bisogna ammettere che eravamo al cospetto di una squadra forte con gran potenziale, che aveva un vantaggio fisico su di noi. L'unico rammarico che ho, anzi l'unico dispiacere, è che ci siamo giocati questa partita in condizioni fisiche non ottimali, perché veniamo dalla quarta partita in 10 giorni e competere con una squadra così forte è dura. Forse se anche noi avevamo avuto una settimana forse ce la saremmo giocata meglio questa partita, ma rimane il fatto che comunque la Ternana è una squadra forte, allenata bene, e bisogna solo fargli i complimenti. Ciao mister, buonasera. Nel primo tempo, dopo un quarto d'ora piuttosto difficile, sembravate aver preso le misure alla Ternana e anche poter far male in qualche occasione. Poi nella ripresa è stato quel raddoppio così arrivato presto a tagliarvi le gambe? Sì, ma ecco, è stata questa la partita. Sono stati loro, bisogna riconoscere che è una squadra forte. E era più fresca fisicamente di noi stasera, e quindi riconoscendo questo, no, ci sono stati questi due episodi che un po' hanno spaccato la partita. Non sono stati questi gli episodi che hanno indirizzato la partita, ma è inevitabile che se prendi gol subito così poi la partita si incanala nella loro direzione, e quindi questi due episodi, quelli che hai citato tu, sì, hanno un po' diretto la partita secondo dei loro dettami. Dispiace perché onestamente dopo i primi 10 minuti noi eravamo in partita, eravamo tenevamo bene il campo, quindi magari se non aver preso quel gol, oppure se avessimo riaperto la partita, magari raccontavamo un'altra storia. Non è stato così, si va avanti in maniera molto convinta. Walter e poi Enrico. Mi soffermerei, mister, sull'approccio a questa gara sbagliato, evidentemente, perché abbiamo subito 3 palle gol in 10 minuti, e non è da Teramo. Fermo restando che la Ternana probabilmente vincerà il campionato, la Ternana è più squadra di noi, quindi una riflessione su questo brutto approccio e sul fatto che, numeri alla mano, questa squadra, la nostra squadra, ha preso un sol punto tra Catanzaro, Bari e Ternana. Vuol dire qualcosa anche questo? Allora, per quanto riguarda l'approccio, noi dobbiamo crescere da quel punto di vista. È un processo mentale il fatto che puoi andare in certi campi e giocarti la partita sin dall'inizio, ma perché questa è una squadra giovane, è una squadra che dietro soprattutto siamo molto giovani, e quindi avere la personalità di approcciare subito la partita come si dovrebbe non è immediato. Ci vuole tempo, bisogna passare per queste partite, bisogna capire lo stato emotivo e lavorarci su, e quindi fa parte dell'esperienza di un calciatore. Oggi c'era anche, come ho detto prima, l'aspetto fisico, che loro erano più riposati di noi,
giocare quattro partite non è semplice. Poi per quanto riguarda l'altra domanda, no, non cambia niente. Noi, io la classifica non la guardo, non l'ho mai guardata. So che il nostro scopo, la nostra sfida più grande sarà portare questa squadra al 100%, e secondo me ha tanti margini di miglioramento. Oggi si sono visti i margini su cui dobbiamo lavorare, su questi approcci, in questi campi in cui l'approccio emotivo, la calma nel saper gestire certe situazioni in momenti di pressione può fare la differenza. È un passaggio, cerchiamo di maturare da questo passaggio, cerchiamo di prendere quello che è buono e continuare a lavorare. Noi domani ci ritroviamo al campo e lavoreremo al 100% per preparare la prossima partita. Non è casuale quindi il fatto che un sol punto con tre grandi scaturisca proprio dall'analisi che stai facendo tu. Beh, le grandi intanto le abbiamo prese tutte fuori casa. Sì, vabbè. Bari l'abbiamo incontrata fuori casa, Catanzaro l'abbiamo incontrata fuori casa, lo stesso discorso vale per Terni. A me questa cosa non impensierisce perché sono squadre forti e oggi siamo stati in partita rispetto a Catanzaro. A Bari eravamo in partita e non cambia quello che deve essere la nostra strada, aver preso un punto con queste tre partite, soprattutto averli affrontate fuori casa, non cambia la nostra idea. Allora adesso Enrico, poi fa due domande Jacopo che è in diretta e poi ricominciamo il giro. Vai Enrico. Buonasera mister. Una gara che comunque sia una sconfitta che è arrivata su un campo difficile contro la favoritissima del girone, ma comunque una gara giocata da parte vostra abbastanza alla pari fino al secondo gol. Cosa è mancato secondo lei alla sua squadra per riprendere la partita? Ma giocata alla pari, sì, sul piano del gioco non abbiamo fatto male, poi sul piano delle occasioni sono stati superiori a noi, hanno avuto più qualità nelle giocate singole. Sul piano del gioco sì, abbiamo fatto una buona gara, non siamo stati remissivi. Ho visto tante partite in casa della Ternana e tante squadre qui sono venute a fare la partita difensiva, noi no. E poi è inevitabile che se te la giochi è inevitabile che poi concedi qualche metro, e concedere qualche metro a una squadra come la Ternana inevitabilmente subisci, e quindi questa è stata la partita. Una buona serata mister, ben ritrovato in diretta con l'Abruzzo del Pallone. Volevo chiedere, faccio due domande. La prima, lei ha detto in più di una circostanza, anzi in una circostanza ben precisa, dopo Catanzaro arriveremo a giocarcela mentalmente alla pari con le grandi. Quello di questa sera conferma quello che ha detto oppure è sostanzialmente un mini passo indietro dal punto di vista della mentalità? No, è un passo avanti rispetto a Catanzaro. Io ho detto e lo ripeto stasera, noi queste partite arriveremo a giocarcele, anche se stasera, devo essere onesto, la squadra ha giocato, la squadra è venuta qua, non è stata remissiva, e quindi c'è stato uno step mentale in questo processo di crescita. Ci vuole tempo, abbiamo, ripeto, ragazzi giovani, la nostra difesa è una difesa molto giovane, e quindi ci vuole tempo, ci vuole pazienza. So che vorremmo tutto subito, ma purtroppo non è così. Passa del tempo prima che acquisisci la sicurezza e la forza mentale di andare in certi campi e giocarti determinate partite. Noi abbiamo incontrato le grandi squadre di questo campionato tutte fuori casa, è stato un bel test, è stata una bella sfida, sappiamo dove dobbiamo lavorare, e questa è per noi un'opportunità di crescita, questa sconfitta, e va presa in questa maniera. E poi la seconda, e l'ultima per quanto mi riguarda, se abbiamo visto una Ternana molto forte dalla cintola in su, ma molto meno forte dalla cintola in giù, se dai tre uomini offensivi più Bonino si sarebbe aspettato probabilmente qualche scelta migliore, non qualche giocata migliore, qualche scelta migliore in fase di ripartenza? Ma probabilmente sì. Allora, intanto la Ternana è forte, una squadra forte anche dalla cintola in giù, secondo me. E poi davanti, sì, davanti hanno delle individualità che possono fare la differenza in qualsiasi momento.
Noi, per quanto riguarda la nostra fase offensiva, probabilmente alla quarta partita in 10 giorni non avevamo quella freschezza fisica tale che portava a fare quelle giocate che siamo abituati a vedere, perché noi siamo una squadra di grande intensità, di reaggressioni quando perdiamo palla e di ripartenza, e quindi quando non sei fresco fisicamente non riesci ad essere al 100%. Aver giocato la quarta partita in 10 giorni, non ho visto i miei ragazzi freschi come erano normalmente, e quindi c'è anche questo aspetto da mettere sul piatto della bilancia. Grazie al tecnico del Teramo Massimo Paci, grazie ovviamente all'ufficio stampa della Teramo Calcio che ci ha agevolato in questa diretta, conferenza stampa che noi continueremo ovviamente a seguire, poi vi faremo ascoltare anche alcuni protagonisti. Andrea, poi li svisceremo in separata sede, in un secondo tempo, le parole di Paci, perché con Roberta stavamo vedendo e analizzando la partita del Fadini e gli episodi da Moviola. Giustamente non me li mandavano perché io sono rintronato, e hanno ragione dalla regia, che sono molto più svegli di me, che mi volevano dire: guarda che c'è Paci che si è seduto, guarda che c'è Paci che si è seduto. Vediamo i tre episodi da Moviola. Il primo, ecco, il rigore. Sì, l'incursione di Pace e poi questo fallo di mano di Danna. Penso che non ci siano particolari dubbi sulla concessione del calcio di rigore. Il direttore di gara era proprio sul punto di, proprio fuori dal limite dell'area, era quindi molto vicino, ha visto, insomma, non ha avuto dubbi sulla concessione del calcio di rigore. Andrea, nessun dubbio? È un rigore. È un rigore solare che mi dà anche l'opportunità di dire che Pace, l'autore del cross, giocatore molto forte, uno dei punti di forza della Cinzia Albalonga. Prima Roberta parlava del grosso che evidentemente richiama anche i giocatori a determinate responsabilità. Ora Danna forse gioca fuori ruolo, è un giocatore attempato, tutto quello che vogliamo, però prima giornata si fa male, esce e il Giulianova crolla. Seconda giornata, la partita poi consegnata al 3-0 a tavolino, però lui si fa espellere nel momento clou del match. Oggi commette una sciocchezza, lui ha provato anche a protestare, ma c'è poco da protestare se vai così braccio largo su un cross, peraltro un giocatore abbastanza lontano, non era neanche attaccato. Cioè, giocatori che hanno 33, 34, 35 anni, per carità, tutti possono sbagliare, ma se in una squadra che ha tanti giovani sono poi i più anziani, tipo Danna, a commettere queste leggerezze, per non parlare poi di quello che accade sul gol di Barbarossa, e la difesa di Giulianova è una difesa molto esperta, prendi gol così, c'è poco da stare allegri. Oh, intanto abbiamo ritrovato Ania in collegamento e do la buona serata ad Antonio Del Borrello. Ciao Antonio, con te tra poco parliamo della Vastese. Con Ania poi torniamo sulle dichiarazioni di Paci. Secondo episodio da Moviola, rosso diretto per? Rosania. Per Rosania. Oh, qui le immagini sono chiarissime. Guardate Rosania che praticamente mette le mani al collo a Danna, ed è, io penso, tra l'altro qui il gioco era anche fermo, c'era stato un fallo su Campagnacci, quindi il gioco era fermo, si erano levate delle leggere proteste con i giocatori che hanno fatto capannello attorno al direttore di gara, e accade questo. Quello che vediamo, quindi anche in questo caso il direttore di gara ha giustamente espulso il difensore centrale della Cinzia Albalonga. Terzo episodio da Moviola, l'altro cartellino rosso, ma che viene per doppio giallo, non è un rosso diretto, per? La doppia ammonizione per Di Cairano. Eccola qua, intervento... È sempre su Danna, praticamente è entrato in tutti gli episodi da Moviola. Praticamente sì. Qui io penso che il cartellino giallo ci può stare, era già ammonito e mi sembra... Io credo che il direttore di gara abbia preso tutte e tre le decisioni in una maniera corretta. Sì, assolutamente.
Andrea, sei d'accordo con il secondo giallo? Poco da dire, però se io fossi allenatore della Cinzia Albalonga, come fu per Epifani quando Dos Santos a partita finita si fece cacciare contro il Fiuggi e poi saltò la trasferta di Montegiorgio, cioè, vinci 2-0, ma Rosania, ma perché fare quella cosa? Certo. Tra l'altro, domenica prossima c'è Cinzia Campobasso, Rosania e Di Cairano non ci saranno, ma se la Cinzia vince aggancia il Campobasso ed entra di prepotenza nella lotta al vertice. Io, se fossi allenatore della Cinzia Albalonga, sarei arrabbiatissimo con Rosania. Certo, assolutamente. Roberta, ti ringrazio per averci raccontato la partita. Stasera è tutto in corso, veramente in corso d'opera, e io mi devo fermare assolutamente, come mi scrive giustamente Maurizio da qui, che ringrazio in regia per la pubblicità. Pubblicità, torniamo tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone. A Terni sta parlando l'allenatore vincente Cristiano Lucarelli. Ovviamente poi nel corso dei nostri TG, nei nostri servizi, faremo ascoltare quello che ha detto. Ania, tornando, per poi ti liberiamo, sulle parole di Massimo Paci, come lo hai sentito, insomma, dopo questa sconfitta? Ha detto vabbè, è una sconfitta che fa parte del processo di crescita, anzi, a mia precisa domanda, è un passo in avanti rispetto dal punto di vista della mentalità. Non so se è un passo in avanti dal punto di vista della mentalità, sicuramente è un passo in avanti nel processo di crescita, perché anche le sconfitte, soprattutto le sconfitte, insegnano qualcosa, e insegnerà anche questo nello specifico al Teramo. Paci ha spesso sottolineato la forma fisica, che insomma un po' era carente quest'oggi, quando invece nelle scorse ore aveva detto che la squadra stava bene sotto questo punto di vista. Vabbè, ma il gioco classico degli allenatori, certo. Non stiamo bene. Scontato. Siamo bene, siamo fiduciosi e va tutto bene, però è chiaro che dopo, insomma, gli impegni ravvicinati era impossibile avere uno stato di forma ideale per il Teramo. Più che altro, se Paci avesse potuto, avrebbe cambiato non solo Mungo, non solo Bunino, cioè non avrebbe inserito solo Mungo, non solo Bunino, ma secondo me avrebbe fatto anche altri cambi, ecco, dal punto di vista dell'undici iniziale. Non so se, perché ormai il Teramo ha trovato una certa quadratura, quindi magari Paci stenta, come tutti gli allenatori giustamente, a cambiare più di qualcosa in formazione, e da parte sua ci può anche stare. Oppure non so quanto effettivamente pesa il fatto che in panchina il Teramo non ha gli stessi cambi magari della passata stagione, o come aveva oggi nello specifico la Ternana. Oggi, sia da una parte che dall'altra, dal primo minuto c'erano 8/11 delle squadre della scorsa stagione, sia per quanto riguarda la Ternana sia per quanto riguarda il Teramo. La vera differenza sta appunto dei cambi. Quindi magari nelle prossime occasioni sarei curiosa di capire da Paci quanto effettivamente nell'arco di un campionato peserà il fare sempre le stesse scelte, o perché magari ti fidi soltanto di certi uomini, o perché sei obbligato a farlo perché magari in panchina ci sono dei ragazzi che ancora si devono formare, oppure magari qualcuno che non è ancora in forma rispetto a chi invece gioca titolare. Quindi è un po' un qualcosa che magari cercheremo di capire nelle prossime occasioni, magari prima della trasferta a Francavilla Fontana, per capire, insomma, appunto, nell'arco di una stagione sicuramente pesa dover fare affidamento soltanto su certi uomini, quando invece squadre che sono in lotta per il campionato, tipo la Ternana, tipo il Bari, ma anche il Catanzaro, hanno cambi importanti anche in panchina. Sotto questo punto di vista il Teramo è carente rispetto alla passata stagione. Per quanto riguarda l'undici titolare, il Teramo è ovviamente una squadra che può competere per i primissimi posti della classifica, come tra l'altro sta facendo vedere fino a questo momento. Questa sconfitta servirà, bisognerà vedere come verrà ammortizzata nel corso della settimana. Ci sarà comunque una settimana per riposare, per ripensare a quello che è stato quella che è stata la gara di quest'oggi, e poi ci sarà un'altra trasferta importante per il proseguo, appunto, della stagione. Grazie, Ania. Tra l'altro senza Ilari. Sì, senza Ilari, che era diffidato, è stato ammonito e sarà squalificato nel prossimo turno. Dunque Teramo senza il suo cannoniere principe. Grazie per essere stata con noi. Abbiamo parlato. Sì, Andrea. Io però dissento da quello che ha detto Paci. Dissento perché non solo a Monopoli, ma anche a Bari, quindi contro una big, il Teramo ha avuto
degli ottimi approcci. E non parlo soltanto del fatto che il Teramo abbia segnato, perché poi tu puoi avere un buon approccio ma non trovare il gol, poi ci vuole abilità, ci vuole anche un briciolo di fortuna. Quindi in passato recente, in questo inizio di campionato, abbiamo visto una squadra più o meno sempre imbroccare gli esordi di partita, i primi minuti. Questa volta no, quindi da questo punto di vista c'è stato un evidente passo indietro rispetto a quello che la squadra abitualmente e normalmente ha fatto vedere. E dissento anche quando lui parla di questi impegni ravvicinati, che certamente ci sono stati, ma ripeto, il Teramo la partita peggiore di questo campionato l'ha avuta quando non era in ritmo e ha giocato a Catanzaro dopo 10 giorni di riposo, perché in quella domenica riposava, ha giocato di mercoledì. Il Catanzaro aveva giocato le due partite precedenti di campionato, veniva dalla trasferta di Avellino durissima con vittoria, e nonostante la partita di Avellino durissima ha vinto più nettamente di quanto dica il risultato la gara del Ceravolo. Quindi certo, io su questi punti dissento totalmente da quanto detto da Paci. Assolutamente, va bene. Peraltro ci scrivono: che fine ha fatto Berigè? Ma era in panchina, giusto? Sì, sì, era presente in panchina, solo Minelli e Lasic mancava. Eh sì, Lasic unico. Va bene, grazie, ti saluto bis stasera, ti avevo salutato grazie prima, poi abbiamo fatto l'appendice. Grazie per essere stata con noi. Oh, un passo avanti, ma in classifica l'ha fatto la Vastese, vero Antonio? Un passettino in avanti. Un passettino in avanti. Sarebbero dovuti essere tre, guardando alla vigilia la classifica e i numeri dell'Agnonese, ma come si era messa alla mezz'ora, alla fine dei 90 minuti, il punto ci può stare. Parlavate di hai un'illuminazione da discoteca a casa? È un problema della fotocamera del computer. Ah, ok, così ti vediamo stasera strobo, sì, e anche colorato, perfetto. Ci piace così, no? Era importante sapere, perché magari uno dentro camera ha tante cose, allora va bene. Va bene, allora ti faccio rivedere il servizio firmato per noi da Stefano Recanati, Vastese Agnonese 2-2. 34 giorni dopo l'ultima gara giocata torna in campo la Vastese, che ospita allo stadio Aragona per il recupero della sesta giornata di andata l'Agnonese fanalino di coda. 3-5-2 per Massimo Silva, che posiziona Diallo come braccetto della difesa 3, Calabrese a centrocampo a fare da collante con il reparto avanzato formato da Martiniello e Sorgente al rientro dopo le tre giornate di squalifica. 4-4-2 per Stefano Sinigalliesi, tecnico degli Alto Molisani, che schiera in campo i nuovi Maelvan e Mumba e l'ex della gara Montanaro. Si gioca a porte chiuse e dirige l'incontro Greco di Ascoli Piceno. La gara degli aragonesi parte subito in salita, passaggio all'indietro sanguinoso di Gentile con Cardinale, che recupera bene su Mumba, ma per il direttore di gara l'intervento è falloso e concede il calcio di rigore per gli altomolisani. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante che spiazza Abbazi per il primo gol stagionale del nuovo attaccante Granata. Faticano i biancorossi a carburare, anche storditi dall'avvio arrembante dei Granata, ma al quindicesimo è la Vastese a chiedere il calcio di rigore per un presunto tocco di mano ravvicinato su conclusione di Calabrese, ma in questa occasione fa continuare il direttore di gara. Buon momento per i biancorossi, che si producono in una nuova proiezione offensiva al 24esimo, ma la volée in area di rigore di Sorgente, impeccato da Valerio, finisce sopra la traversa. Sembra aver cambiato passo la Vastese, ma al 31esimo ancora un errore difensivo spiana la strada al raddoppio molisano. Diallo appoggia male in mezzo al campo con Maniscalchi, che salta Valerio e mette dentro per Mumba, che di testa mette alle spalle di Abbazi. Si mette male per la Vastese, che a questo punto si proietta in avanti recriminando nuovamente al 39esimo, quando ad andare a terra in area di rigore è Martiniello, ma anche in questo caso si continua a giocare. Il rigore però arriva sul finale di primo tempo, quando Valerio sbuca alle spalle di Montanaro e viene atterrato dal portiere Landi. Dagli 11 metri si presenta Martiniello, che con estrema freddezza spiazza Landi. Nella ripresa stessi 22 in campo, con la Vastese subito in avanti all'ottavo, quando dagli sviluppi di calcio d'angolo tocco di mano Galeotto in area di rigore, con il direttore di gara che concede il rigore. Dal dischetto Calabrese agguanta il pareggio. Ora la Vastese ci crede e si proietta costantemente in avanti. Al 18esimo all'occasione per trovare la rete, ripartenza a centrocampo di Calabrese, che mette in movimento Martiniello, ma il numero 11 di casa prova la conclusione da lontano, debole e centrale per impensierire Landi. Un
minuto dopo ancora Vastese con Bodo che dalla distanza prima finta il destro e poi va alla conclusione con il mancino, chiamando alla risposta l'estremo ospite Bravo, poi a rispondere anche alla successiva conclusione di Gentile. Complice la stanchezza, al 39esimo ci prova per la prima volta in questa ripresa anche l'Agnonese, ancora con Mumba, ma il tiro è debole e centrale. Negli ultimi minuti a farla da padrone la stanchezza che non permette alle due squadre di imbastire azioni pericolose in avanti. Dopo 4 minuti di recupero finisce 2-2 allo stadio Aragona di Vasto con la squadra di Silva che può recriminare per delle disattenzioni difensive che ne hanno compromesso il risultato. Domenica prossima Covid, permettendo Vastese ancora in campo contro l'Aprilia per il recupero della quinta giornata. Sì, anche se poi hai detto bene, però hanno fatto un'azione, primo tempo due gol, non è che hanno fatto due azioni due gol, un'azione hanno fatto due gol e già quella è una cosa strana, però abbiamo sprecato poi tante energie, però un plauso ai ragazzi da 2-0 rimontare, non abbiamo mai mollato, nonostante un mese che non facciamo partite, ma non ufficiali, non facciamo partite neanche fra di noi e quindi da quel lato un plauso. Mi spiace che queste partite capitano sempre in momenti particolari, però il calcio di questo momento è questo e bisogna accettare e andare avanti. Peccato i due episodi lì del primo tempo, però abbiamo fatto molto bene creando grandi occasioni, devo dire quelli davanti si sono mossi bene, ho scelto un modulo diverso ma credo che possiamo farlo e quindi vedo bene il futuro, speriamo di recuperare anche qualche giocatore che è rimasto fuori oggi e guardare avanti con fiducia. I ragazzi avevano tantissima voglia, abbiamo cercato di mettere in campo la formazione migliore e abbiamo sofferto molto, abbiamo avuto molti contagiati, devo ringraziare la società che ci ha permesso di fare un po' di allenamenti, di stare uniti, quindi devo rifare un plauso a questi ragazzi proprio per il mese passato e ripeto, però non è stato un periodo facile, però ecco, l'importante è essere tornati in campo e speriamo di continuare, che insomma si possa giocare un po' tutti, non solo recuperi. Antonio, allora vengo da te, rivedendo questa partita, poi vedremo anche gli episodi che ci sono stati, però hai sentito Silva, ha detto beh insomma abbiamo provato anche un nuovo modulo, noi lo possiamo fare, è un mese che non, praticamente non è che non giocavamo una partita ufficiale, proprio non scendevamo in campo, come l'hai ritrovata la Vastese a distanza di un bel po' di tempo a questo punto? Ciao Jacopo, oltre a non fare amichevoli durante la settimana, in realtà la Vastese in questo mese non si è quasi mai allenata in gruppo nelle 17-20 persone che sono, perché la società a ottobre ha ufficializzato un solo positivo, ma come ha detto oggi al termine del match Silva, sono stati tanti i contagiati, a occhio e croce una decina, e gli assenti dei titolarissimi oggi ne erano una conferma, ma il mister non è uno che piange, non ha mai pianto e anche oggi, come ha detto, i suoi ragazzi hanno provato a vincerla, però dopo un mese le squadre si sono viste, soprattutto all'inizio ripensavo un po' alle scorse partite, anche contro il Giulianova l'approccio non era stato dei migliori, era andata sotto sempre con un rigore e poi aveva trovato il pari. Anche con il Pineto non era stato un bellissimo inizio, ma con il Pineto ci può stare. E poi è stato uno splendido secondo tempo. Stessa cosa con il Giulianova. Oggi dopo il 2-2 ero convinto che avesse portato a casa la vittoria, però a parte un paio di occasioni non è stata brillantissima, anche se come si dice ai punti avrebbe meritato la vittoria. Però va a finire che a fine stagione sono punti che peseranno. Anche certo, se rispetto agli altri anni qui a Vasto non sono stati fatti grandi proclami, ma con i due punti di oggi già la classifica sarebbe potuta essere molto più bella. Assolutamente. Poi tra poco parleremo anche degli episodi da Moviola. Sul primo credo ci sarebbe poco da parlare perché è un rigore assurdo. Allora facciamo così, visto che mi hai anticipato, vediamoli gli episodi da Moviola. Allora, c'è il calcio di rigore con cui l'Agnonese si porta in vantaggio, questa scivolata di Cardinale su Mbuba,
Andrea, è chiaro che tocca nettamente prima il pallone, poi non è che può scomparire Cardinale. Sì, sì, ma l'ho detto oggi in diretta, lui anticipa l'avversario, va a retropassaggio, tocca la palla poi in Bubà e la palla finirebbe fuori, vuol dire non esatto, è un intervento ma poi che... va verso l'esterno, non va verso la porta. Cioè... No, ma al di là di questo, sai, se Bubà tocca la palla ed è ancora lì, giocabilissima, potrei anche ammettere, esatto. Ma siccome è un tocco casuale che peraltro manda la palla fuori e il giocatore della Vastese, e quello è l'aspetto determinante, interviene in chiaro anticipo sul pallone. Peraltro sembra... io non so neanche se lo tocca, guarda. Sì, tra l'altro non so neanche se lo tocca, non sono sicuro neanche che lo tocchi, è anche vero questo, però diciamo già nell'interpretazione della dinamica non rilevo un intervento volto al fallo da parte del giocatore della Vastese. E poi ci sono dubbi pure sul tocco, che forse neanche c'è. E forse neanche c'è. L'arbitro era Grieco di Ascoli Piceno. Che non ha avuto dubbi. Insomma, vediamo l'altro episodio, il primo su cui protesta, se non erro, la Vastese con una rovesciata che probabilmente è parata, anzi no, è questo inserimento di Valerio con l'uscita di Landi. È un po'... Lo rivediamo? Beh, se hai dato quell'altro, questo è tre volte. Esatto, cioè allora... Anche perché la gamba destra di Landi fa un brutto movimento. Esatto, è quello che doveva probabilmente far accendere una spia. Sì. No, ma questo l'ha dato. Eh sì. Questo è il rigore dato. No, sì, ce n'è un altro, Maurizio. Guarda, per me non era da dare né l'uno né l'altro, perché qui Landi fa un'uscita bassa e respinge il tiro del difensore e poi anche lui non può smaterializzarsi e la palla sta andando fuori, non è più giocabile. Però se hai dato quello, questo vale tre volte. Cambia il metro di giudizio. Vediamo l'altro episodio, quello che manca. No, è nel primo tempo, questo è il terzo rigore di giornata che ha dato. Sì, è il tocco di mano dell'attaccante Mbouba dell'Agnonese ed è calcio di rigore. Poi ce n'è uno che non abbiamo rivisto, forse non è inserito nella moviola. Al quindicesimo del primo tempo c'è una rovesciata di un giocatore della Vastese con un difensore dell'Agnonese che forse para il pallone, molto molto dubbio, probabilmente ad occhio. Diamo il tempo a Maurizio di ritrovarlo, ad occhio non mi è sembrato calcio di rigore, però in realtà Andrea, questa Vastese prima ci hanno scritto un attacco un po' spuntato, tu sei d'accordo? Beh, comunque l'arrivo di Martiniello qualcosa ha dato anche... Aspetta, scusami, ti interrompo, sì. Antonio, ma Martiniello adesso capisco un mese senza allenamenti, però non mi sembra forma smagliante, eh? Andrea ride, ma... si sta impegnando. L'impegno non c'è dubbio, non mi sembra in forma smagliante, ecco. Sì, guarda, ripeto, si sta impegnando, ma non solo in campo, perché io ricordo il primo giorno di allenamento suo con la Vastese sul campo di Cupello. Ed era messo un pochino peggio. Quindi perciò Andrea, dico, si sta impegnando. Ah, ok, quindi sta ok. Ah, eccolo l'episodio che dicevamo prima, c'è questa forbice in area di rigore e ma sembra petto. Sembra anche a me petto. Sì. Tu Andrea, comunque sia non c'è un allargamento del volume, se prende il braccio comunque è attaccato al petto, quindi penso si possa sedere qui. No, mi sembra mi sembra un'azione assolutamente assolutamente regolare. Sugli attaccati, quindi hai sentito Andrea da Antonio, Martiniello sta piano piano entrando in forma e dovrebbe essere, poi è stato quello a cui l'attaccante che la Vastese ha preso per incrementare il volume di gol davanti. Sì.
Ma sicuramente anche perché con il Pineto è un giocatore valido che ha dato il suo contributo e potrà darlo ancora di più. È chiaro che la Vastese viene da questo mese di quasi totale inattività e non è stato facile ritrovarsi e preparare questa partita con l'Agnonese. Ha penalizzato quella brutta partenza, altrimenti questa partita la si poteva vincere. Peraltro l'Agnonese, squadra che se si fosse affrontata nella prima, seconda giornata sarebbe sì, stata più comoda. Ora invece è una squadra più vera, è una squadra rinforzata, certo, e quindi è anche un avversario più ostico da battere. Sì, sì, Senigallese ha detto oggi siamo una squadra. L'hai vista meglio con l'Agnonese, insomma, rispetto a quella di inizio campionato è sembrata una formazione pericolosa. Che giudizio, che campionato pensi che possa fare la Vastese, Antonio? Guarda, io oggi leggevo la formazione, comunque in panchina aveva gente come Di Prisco, Logoluso, Guarracino, Solimeno che è un ottimo under, Di Rienzo in porta, è andato via Pollace che domenica affronteranno ad Aprilia ed era uno dei giocatori e ragazzi più forti in rosa. Quindi leggendo non tanto la formazione titolare ma quanto la panchina, non è da buttare questo organico, solo che i punti persi pesano, perché con il Giulianova è arrivata la vittoria a tavolino, altrimenti saremmo a parlare di un altro pareggio in fotocopia con quello di oggi. E io non la vedo male come squadra, forse mancano dei ricambi nelle corsie laterali, forse il cambio a Valerio sulla corsia destra, ma l'organico non è assolutamente da buttare nella maniera più assoluta. Vincere il campionato credo sia difficile, ma la zona playoff perché no? Anche perché Silva ne aveva parlato a inizio, nel giorno del suo ritorno, di migliorare quanto fatto l'anno scorso quando si erano fermati per il Covid, e aveva parlato di zona playoff. Ha detto che non era venuto qui in vacanza a fare un campionato, certo, tanto per farlo. Andrea, hai una domanda, sì, per Antonio? Mi hai detto. Volevo chiedere ad Antonio come la squadra ha vissuto questo mese, che è stato davvero molto complesso, no? Con le positività, con l'isolamento, impossibilità di allenarsi, una ripresa lenta, con un gruppo un po' diviso tra chi si poteva allenare e chi non si poteva allenare, quindi si sono dovuti ricomporre tutti i coach di questo gruppo un po' dilaniato dal Covid, sì, per poi arrivare a questa partita. Guarda, come ha detto anche Silva, è stato un mese difficile, ma dove la squadra, a sentire le sue parole, si è unita ancora di più. Alla fine dei conti sono stati forse 8-9 quelli che sono usciti per il momento, e speriamo lo restino a lungo, immacolati da questo virus. Quindi potete immaginare quanto è stato difficile trovarsi ad allenare un gruppo di 7-8 persone inizialmente, poi man mano io sapevo che si aggiungevano uno, due pezzi, quando c'era anche l'ok da parte della ASL, visto che comunque la Vastese è stata molto attenta, ha fatto almeno 5 se non 6 giri di tamponi, proprio per evitare rischi inutili. Si sono ritrovati tutti in gruppo, ma neanche tanto, forse erano in 16-17 venerdì, quindi non hanno potuto neanche preparare al meglio questa partita, ma ripeto, Silva non ha fatto drammi, né con me al telefono, né il giorno della conferenza stampa ieri che c'era sulla pagina della Vastese. La speranza è di ritrovarsi ancora meglio martedì per preparare la trasferta di Aprilia, che potrebbe essere un'altra partita in fotocopia come quella col Giulianova, come l'Agnonese, quindi sarà fondamentale domenica l'approccio, partire bene e conquistare la prima vittoria in trasferta della stagione. Eh sì, Antonio, io ti ringrazio. Grazie per a te, grazie a voi. Grazie Antonio Del Borrello. Intanto nella nostra stanza sta per entrare l'ultimo ospite, ecco, lo vedo, magari se gira in orizzontale il telefono lo vediamo anche in maniera migliore, è Clevis Sciba, il portiere del Notaresco, che oggi, bontà sua, ha vissuto un pomeriggio di assoluto riposo. Però intanto Clevis ti saluto.
Se non mi sento, non mi sente ancora, vabbè, tra poco mi sentirà, noi ci fermiamo per la pubblicità, dopo la pubblicità, Notaris Caprini. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, il nostro studio si colora di rosso-blu, adesso diamo sì la buona serata a Clevis Sciba, portiere del Notaresco. Ciao Clevis! Buonasera Jacopo, buonasera. Allora, oggi tutto facile, 5-0, oggi diciamo giornata di sostanziale riposo. Per te. No, vabbè, è stata una partita difficile. Venivamo da un mese di stop, ma dove ci siamo allenati, ci siamo preparati molto bene. La partita è stata condizionata bene o male da quell'espulsione, ma siamo stati molto bravi. L'espulsione di Camarà, che poi rivedremo. Intanto ci vediamo. Il servizio della partita, Notaresco batte Aprilia 5-0, Paolo Renzetti. Dopo un mese di stop forzato, il Notaresco torna in campo e lo fa in maniera fragorosa grazie al successo per 5-0 ottenuto a spese dell'Aprilia dopo 90 minuti ricchi di emozioni. Per la formazione del presidente Di Giovanni, il primo posto in classifica diventa realtà in attesa dei recuperi. I padroni di casa in maglia bianca partono con la voglia di prendere subito in mano le redini del gioco, ma è la formazione laziale a far correre un brivido ai locali con Sciba che sbroglia la matassa con una respinta. Ben messa in campo la formazione ospite, con la velocità dei suoi avanti crea infatti problemi alla difesa abruzzese. Al 16esimo Olivera ha un guizzo e mira all'incrocio con il portiere del Notaresco che spedisce il pallone in angolo. Passano due minuti e arriva però il vantaggio dei padroni di casa con Banegas che riceve palla e dai 20 metri con una conclusione velenosa mette la sfera alle spalle di Manasse. La reazione degli ospiti è furibonda con Olivera che al 21esimo a botta sicura calcia verso Sciba con il portiere del Notaresco strepitoso nella respinta. Gara che non lascia un attimo di respiro visto che al 22esimo c'è un contropiede locale con Dos Santos che scalda le mani a Manasse che riesce a respingere. Al 25esimo Aprilia in 10 per il rosso diretto a Camarà che scalcia Banegas a gioco fermo. Grossa ingenuità per il giocatore africano che lascia così in inferiorità numerica la sua squadra. Il match continua con grandi emozioni. Al 28esimo infatti l'Aprilia pareggia ma la rete di Noman viene annullata per fuorigioco. Ma la squadra di Massimo Epifani è mortifera perché alla mezz'ora sugli sviluppi di un angolo trova il raddoppio con Gallo che dopo una torre di Banegas se non sbaglia segnando la rete del 2-0. Festa grande per i rossoblù che vedono ora il match in discesa con gli ospiti in 10 e con due reti da recuperare. Per la formazione laziale il 2-0 notareschino è una mazzata visto che stenta la squadra di Galluzzo ad abbozzare una reazione chiedendo poi al 36esimo il rigore per una caduta in area di Bosi dopo un contrasto con Sorrini. Poi gli ultimi minuti di tempo il doppio fischio di Vailati di Crema che manda le squadre negli spogliatoi. La ripresa degli abruzzesi è a dir poco micidiale. Al primo minuto arriva infatti il tris con la rete di Banegas che mette la palla ancora alle spalle del portiere ospite. Notaresco sazio neanche per idea visto che con i laziali ora in barca la formazione di casa trova al sesto minuto il poker con Marchionni che davanti al portiere laziale non sbaglia per il 4-0 dopo un ottimo assist di Banegas. C'è gloria anche per Dos Santos che al decimo minuto se ne va sul filo del fuorigioco andando a segnare la rete del 5-0 che rende davvero di grandi dimensioni la sconfitta dell'Aprilia che ora è in barca e che rischia anche di subire la sesta rete al 27esimo con il gol divorato dal neoentrato Cesari davanti a Manasse. Poi più nulla con un po' di nervosismo nel finale per gli ospiti ed il triplice fischio finale del direttore di gara che certifica il primato del Notaresco. Il campionato è ancora lungo ma la formazione di Massimo Epifani può davvero sognare. Epifani, un Notaresco esagerato, 5-0 all'Aprilia, però nella prima mezz'ora il match è stato sicuramente equilibrato. Ma il match di prima mezz'ora è stato equilibrato perché dall'altra parte secondo me abbiamo incontrato una squadra che è partita per fare un campionato di vertice, non dico di vincere ma di fare i playoff, quindi sapevo la forza della squadra avversaria e la partita è stata in equilibrio, siamo stati bravi a sbloccarla con una grande giocata di Banegas, poi siamo stati bravi anche a raddoppiarla, c'è stata l'espulsione e la partita l'abbiamo incanalata come volevamo noi, siamo stati bravi poi nel palleggio, nella gestione della gara a fare bene. Sono contento perché
bene. Dopo 3 settimane di sosta forzata, era una grossa incognita oggi giocare questa partita. Siamo stati bravi, vuol dire che ci siamo allenati, quindi merito dei ragazzi che sono stati bravi a tenere alta la tensione, quindi sono contento per loro perché abbiamo fatto una grande partita che ci dà ancora ulteriore spinta per migliorare. Ai Pifani la classifica non interessa, però in attesa dei recuperi tornate al primo posto in classifica. Ma non mi interessa, fa piacere sicuramente, perché sarei bugiardo a dire che non mi fa piacere, però in questo momento il calcio è, in questo momento penso che la cosa è l'ultima cosa, ci mancano talmente tante partite, il campionato è lunghissimo, vuol dire che oggi abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo facendo un grande lavoro, però dobbiamo migliorare sicuramente alcuni aspetti, di questo ne siamo consci, e lavoreremo quotidianamente per migliorare. Poi il fatto di essere primi, siamo contenti per i ragazzi. Galluzzo, una sconfitta difficile da commentare, anche troppo pesante per la sua squadra. Possiamo dire che l'espulsione di Camarà ha messo la parola fine a questa partita? Sì, sì, puoi dirlo, perché fino a quel momento penso che l'Aprilia abbia fatto una gran partita. Poteva andare in vantaggio, poteva fare subito l'1-1. E spesso ha avuto il palleggio. Nella fase di non possesso è stata organizzata con delle corse in avanti, ha costretto il Notaresco a non giocare da dietro e a calciare sempre, andare sempre in uscita lunga. Quindi i ragazzi avevano fatto fino a quel momento una buonissima partita. Poi l'episodio ha segnato, come sempre succede e accade nel calcio, in maniera negativa la partita. Però ti ripeto, in 10 si può anche giocare, si può perdere, però non si possono prendere gol mollando a livello mentale in questo modo. Quello non mi è piaciuto, però ti ripeto, le responsabilità per prime sono le mie. Queste le voci del Savini di Notaresco. Oh, Clevis, io ti devo chiedere perdono perché avevo visto il risultato, non ero allo stadio oggi e ti ho salutato dicendo, insomma, giornata di riposo, è mica tanto, abbiamo visto i primi minuti di gara, almeno in 2 o 3 circostanze hai dovuto sfodare degli interventi, perché poi spesso le partite uno vede il risultato, in questo caso io, in maniera da ignorante, e dice vabbè, figurati, il portiere ha preso 0 gol, non avrà mai preso il tiro in porta. Invece è stata più complicata del previsto all'inizio. No, sì, sono stati quei 10 minuti, un quarto d'ora dove l'Aprilia ci veniva a prendere alti, non ci faceva uscire, però dopo il gol abbiamo iniziato a giocare e secondo me non c'era più partita, perché uscivamo, facevamo delle trame molto belle e poi pian piano sono venuti i gol. Ecco, questo è il tiro di Oliveira, peraltro sì. Non so se eri anche un po' disturbato dal sole. Sì, c'era il sole sopra la tribuna, quindi un po' il pallone non si vedeva tanto bene. Oh, questo primo posto in classifica, prima hai sentito il vostro allenatore Massimo Pifani, ha detto vabbè, è chiaro che è ancora, siamo molto lontani dal traguardo, è una classifica temporanea, però è indubbio che anche a voi faccia piacere questo primo posto in classifica, è inutile nascondersi. Certo, fa piacere perché lavori mentalmente, lavori bene, però manca tantissimo, mancano tante partite e come ha detto il mister, non in questo campionato ancora non si sa niente, perché una settimana giochi, altre 2 o 3 ti fermi. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Ecco, anche il fatto dei recuperi. In questo senso, Clevis, giocare dei recuperi può permettere di non perdere il ritmo partita? Beh, certo, perché noi venivamo da 3 settimane dove non giocavamo una partita vera, però ci siamo allenati benissimo e penso che oggi si è visto. Vediamo, Andrea, l'episodio che un po' ha girato la partita, anche se Galluzzo ha detto però comunque in 10 si può giocare comunque bene. Certo. L'espulsione di Camarà al 25esimo. Lo vediamo perché è l'episodio che ha un po' di fatto anche spianato la strada al Notaresco. Questo è l'intervento su Banegas. In realtà il primo intervento non sarebbe da espulsione, ma lo è questa reazione, che mi sembra, sì, sì. Se si parla di fallo di reazione, mi sembra ineccepibile.
una emerita sciocchezza sotto lo sguardo dell'arbitro che stava già guardando Banegas a terra e gli altri, quando ha visto questo gesto ha tirato fuori il rosso. Davvero una sciocchezza poco comprensibile, buon per il Notaresco. Peraltro l'Aprilia non è partita bene, ha avuto dei problemi, ma in trasferta aveva fatto 0-0 a Castelfidardo, che è una brutta gatta da pelare, e 0-0 anche nella partita di Piedimonte Matese. Quindi in trasferta questa squadra era risultata ermetica, ha preso tanti gol in casa, 7 in due partite, ma in trasferta 0 partiti, e oggi ne ha presi 1, 11 contro 11, e poi dopo il Notaresco ha dilagato. Assolutamente. Oh, Clevis, siccome ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, ne abbiamo parlato anche in settimana del probabile arrivo di un nuovo protocollo, perché poi in realtà è quello il nodo centrale attorno al quale il campionato di Serie D fa fatica, è inutile nasconderci, perché bisognava ricominciare il 29, adesso si ricomincia il 6, sperando che tutto vada bene e che i recuperi vengano disputati entro il 6. Però ecco, voi dall'interno come la vivete questa situazione? Beh, certo, aspettiamo ogni giorno notizie nuove, perché ne escono tante e ancora non sappiamo niente. Il protocollo aiuterebbe, perché almeno non si rinviano tante partite dove si possono giocare. La Lega ancora non ci ha fatto sapere niente, quindi non sappiamo ancora niente, Jacopo, non saprei cosa dirti su questo discorso. Certo, certo. Oh, vedendo la classifica, ti chiedo, visto che tu adesso sei a Notaresco, ma hai giocato con altre due squadre abruzzesi, una ha giocato oggi, una no. Il Pineto, che ha 8 punti, ti chiedo se ti aspettavi un po' di più, è la situazione complicata del Giulianova, che è ultimo in classifica. Beh, il Pineto è una squadra forte, ha giocatori importanti e secondo me alla gran lunga verrà fuori. Il Giulianova sta faticando, ma secondo me ha giocatori di esperienza per tirarsi fuori da quelle acque. Spero che tutte e due facciano un bel campionato, soprattutto il Giulianova, perché non merita l'ultimo posto, anche come piazza. Andrea, hai una domanda per Clevis? Sì, come stanno vivendo queste settimane, ma in realtà questa stagione, con la paura di essere contagiati? Perché poi immagino che la Serie D è un po' sprovvista di un protocollo vero e proprio, non si fanno i controlli che si fanno nelle categorie professionistiche, e c'è questo spauracchio che se poi entra in uno spogliatoio probabilmente ti costringe, stando le cose così, a doverti fermare completamente. Ecco, tra di loro serpeggia paura, preoccupazione, come affrontano questa stagione davvero anomala? Beh, la paura c'è, però bisogna continuare a lottare, perché vorremmo finire tutti questo campionato. E il rischio c'è sempre, perché come lo può prendere un compagno, lo possiamo prendere tutti, ma adesso dobbiamo essere attenti noi, ci dobbiamo prendere cura delle nostre vite private e speriamo in bene, dai. Eh sì, Clevis, io ti ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo per grazie il campionato. Grazie mille, Jacopo. Ciao Clevis. Ciao Clevis, ovviamente ciao. Grazie anche all'ufficio stampa del Notaresco, Matteo Falzon, che saluto a distanza. Allora, noi siamo quasi in chiusura. Andrea, giusto il tempo per ricordare quelli che saranno gli impegni di settimana prossima, perché poi in realtà recupererà solo la Vastese di Abruzzese e recupererà la gara contro l'Aprilia della quinta giornata di campionato, quindi si torna indietro. Sì, si sarebbe dovuta giocare prima la partita tra Aprilia e Vastese, poi non è stato questo. L'Aprilia aveva altri recuperi in ballo, quindi si è fatto in modo che l'Aprilia giocasse questa partita con Notaresco e la Vastese giocasse la partita con l'Agnonese. La prossima domenica l'Aprilia recupererà contro la Vastese e sarà l'unica abruzzese in campo, quella di Silva, perché al momento da calendario si giocheranno anche Cinzia Valonga Campobasso, che ho già ricordato, e poi Rieti Porto Sant'Elpidio. Che farà slittare anche Giulianova Porto Sant'Elpidio. Sì, Porto Sant'Elpidio Giulianova. Porto Sant'Elpidio Giulianova, pardon. Non so se, anzi no, no, non so, si dovrebbe giocare a questo punto a livello infrasettimanale, a meno che non ci sia un ulteriore slittamento della ripresa del campionato. Assolutamente. Va bene, grazie Andrea. Ciao a tutti.
Grazie per essere stato con noi, grazie anche a Maurizio Daguin regia, grazie alla squadra di TV6 che anche oggi ha lavorato alacremente, grazie a voi che ci avete seguito. Ovviamente non perdete gli appuntamenti sportivi della nostra settimana. Domani sera replay, la trasmissione di Enrico Rocchi per il momento del Pescara. Martedì torniamo con Proteramo per fare una disamina ancor più completa della sconfitta di questo pomeriggio contro la Ternana. E poi Andrea, diretta stadio, torna sabato prossimo sempre alle 2, anzi alle 13.30. Sì. Alle 13.30, guarda, avevo promesso, fammi citare, certo, visto che è stato particolarmente bravo oggi Roberto Pulimanti da Giulianova, come anche Loris Bennato da Vasto e Claudio Di Giacomo, i nostri tecnici, Claudio che ha lavorato oggi a Notaresco, un saluto e un ringraziamento anche a loro. Sabato 13.30 il pre Pescara Pordenone. Assolutamente, grazie, grazie a tutta la nostra squadra di tecnici e di giornalisti che in questo momento si lavora, sì, ma si lavora sempre in condizioni di massima sicurezza. Grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo domenica prossima con l'Abruzzo del Pallone. Buona serata.